quest'anno si torna a festeggiare il doppiaggio italiano con la 21esima edizione di Voci nell'Ombra, Festival Internazionale del Doppiaggio. Quali sono state le difficoltà di questa edizione? Allora, intanto siamo passati da una ventennale celebrata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019 a una grande edizione per quella celebrazione, e siamo passati a una 21esima edizione per cui dobbiamo adattarci a una soluzione online, quindi abbiamo dovuto trovare delle modalità nuove per riproporci comunque senza snaturarci. Intanto le altre difficoltà sono state quelle di reperire comunque i sostegni che sono fondamentali nella realizzazione di un festival complesso come questo, ed in effetti eccoli qua. È stato molto difficile, ma ci siamo almeno riusciti. Il 24 di febbraio alle ore 14:30 su tutti i canali social e sul nostro sito www.vocinellombra.com approfondiremo le tematiche della trasposizione multimediale, del doppiaggio e non solo, anche della sfida dell'innovazione, delle nuove tecnologie, delle piattaforme che sappiamo ormai, per quello che riguarda anche la televisione, sono fondamentali, e anche per quelle che sono le dinamiche collegate all'accessibilità nella fruizione dei prodotti audiovisivi. Questo appuntamento vedrà la partecipazione di accademici, anche internazionali, esperti, doppiatori, adattatori e audiodescrittori. Il giorno successivo, cioè il 25, avremo la presentazione di questo libro, Doppiaggio e Doppiaggi, che ho cercato di far uscire ancora nel 2020, proprio per non lasciare il pubblico a digiuno di una materia così interessante come quella del doppiaggio e del mondo della voce. Avremo anche degli ospiti importanti che parteciperanno a questa presentazione del libro. Chi potremo incontrare? Angelo Maggi, Nisim Onorato e ancora Monica Appariante e Tiziana Varista. Arriveremo a una serata che quest'anno non possiamo chiamare d'onore per la consegna dei premi, perché mancherà l'azione di premiazione, ma sarà un appuntamento che si svolgerà a partire dalle ore 18 sui nostri canali e avrà il titolo Premi e Talk. Presenteremo i premi alle migliori voci e doppiaggi e ai migliori adattatori e adattamenti. Presenteremo sia i nostri premi che i premiati. Proseguiremo ancora il 27 e concluderemo il festival con un appuntamento dedicato all'innovazione tecnologica e al podcast e ai suoi risvolti a fini sociali anche.